L'indagine ha riguardato principalmente questo vice dirigente dei Vigili del Fuoco che si è interessato nei confronti di alcuni candidati aspiranti concorsisti nell'ambito di un concorso per i Vigili del Fuoco. I concorrenti erano principalmente residenti nel comune di Arcamo e limitrofi, sebbene nel corso dell'indagine è stato dimostrato come lo stesso vice dirigente avesse dei contatti con degli aspiranti nella regione Veneto. Che tariffe c'erano, capitano? È stato ipotizzato, diciamo, che le cifre si aggirassero intorno ai 3.500 euro per i Vigili del Fuoco. Vi è un solo caso in cui un aspirante concorsista della Polizia di Stato dovrebbe aver pagato la cifra intorno ai 5.000 euro. Tra i destinatari di misura ci sono in totale 10 appartenenti a corpi dello Stato, 4 di questi sono per l'appunto idonei vincitori del concorso nei Vigili del Fuoco e risponderanno anche loro del reato di corruzione. Mentre nella Polizia di Stato? Per quanto riguarda invece la Polizia di Stato vi è un solo aspirante, come dicevo appunto prima, anche lui risultato idoneo vincitore, il quale risponde però del reato di traffico di influenze illecite. Il patto corruttivo tra il vice dirigente e i concorsisti appunto si basava sulle promesse di interferenze da parte di questo vice dirigente nell'iter concorsuale. Nel corso dell'indagine sono stati dimostrati alcuni contatti tra lo stesso e degli appartenenti alle commissioni d'esame.